Questa è stata la mia storia e questo è il suo ultimo capitolo. La storia di un essere che aveva commesso peccati, che aveva abbandonato tutto, anche se stesso. L'essere che ha ucciso l'altro sé. L'essere che è cresciuto, che ce l'ha messa tutta. L'essere che ha ritrovato se stesso e la verità su questo mondo. L'essere che ha messo la parola fine. Questo è... Nidiki, Zarfak, dai, venite! Dai, al mio tre. Uno, due... No, insetti e fuoco non vanno molto d'accordo con l'acqua. E poi Tuyet cerca sempre di affogarmi. Non è vero. Ah, dai, ti salverò io, anche questa volta. Uno... Due... Tre! Ah. Factum spectum. Oh, Mutran, proprio te cercavo. Certo che è finalmente la pace, vero Mutran? Puoi dirlo forte! Ci è voluto del tempo, sì, ma finalmente possiamo vivere tranquilli. E questo è solo grazie a voi! Che stai cercando di dire? Eh? Stai calmo, te l'ho detto, lascia fare a me! Tutto bene? Sì! Dunque, stavamo dicendo... Sì, ecco, Spectum, volevo ringraziarti. È stato bello lavorare con te. Sai, lo studio sulla Mata Identoca. So che ci siamo allontanati negli ultimi anni, anche con Kirox, che ancora marcia sui suoi vecchi momenti da star dei video, piuttosto che concentrarsi con i suoi studi da scienziato. Sì, insomma, riprendere a collaborare come ai vecchi tempi. Oh, non preoccuparti, Mutran. Certamente le nostre ricerche hanno dato grandi frutti. Che conosci bene. Eccezionali, no? Sì, eccezionali. Rivoluzionari. Utilissimi. Senza dubbio. Grazie anche a te, Factum. Se non ci fossi stato tu... Ma che ha oggi? Lascialo stare, meglio se parli solo con me. Quindi controlliamo se è tutto a posto? Sai, per esserne sicuri... Direi che non c'è più niente di cui preoccuparsi, ma va bene, se vi fa piacere. Non ne posso più, Spectum. Stai zitto! Forse ci siamo quasi, lascia fare a me! E allora gli ho detto, qui il plebeo sei tu.
Oh, altri amici Makuta! Ehi là! Ciao anche a te, Takanuva! Oh, sono tutti così felici! Oh, sì! Dopo la sua dipartita, siamo davvero liberi! Cosa? Di che stai parlando? Certo che voi due siete proprio strani oggi, eh? Beh, sì, con il caldo che fa... Parla, Mutran! Stai calmo, Factum! Mutran, te ne prego, puoi ripeterci che cosa è successo? Come avete risolto? Come ci siamo salvati? Ma di che stai parlando? Sei proprio tu l'eroe, Factum, dopo che lo hai eliminato. Chi ha eliminato? Beh, come dire, insomma, colui che ci ha creato. O quello che ne era rimasto. Insomma, quella cosa che era diventato. No. Spiegati meglio, Mutran! Cosa è successo? Ma la smettete? Dopo tutto quello che abbiamo passato in questi anni. Ah, se solo ce ne fossimo accorti prima. Bisognava eliminare quella cosa che ci aveva dato la vita. E ora infatti viviamo felici in questo nuovo mondo, oltre Bayonui. No. Io ora me la tolgo, Spectrum. Basta, Spectrum. Me la tolgo. Stai fermo, Factum! Non posso più sentire queste bugie. Non posso ucciderlo di nuovo. Factum, resta calmo. Ci siamo quasi. Ma che diamine? Io non sono cambiato per niente. L'ho ammazzato di nuovo. Ma di che cosa ti preoccupi? Hai fatto più che bene. Doveva morire. Finiamola qui, Spectrum. Io ora la tolgo. Sta immobile, Factum! In che senso doveva morire? Come lo abbiamo ucciso? Cosa abbiamo fatto? Mutran, parla! Ma sì che lo sapete! Ha utilizzato quello strumento lì, quello per cancellare tutto. E grazie per averlo fatto, Factum. Hai cancellato Bayonui e la forza creatrice che ci governava. E guarda come viviamo in pace ora! Non posso accettarlo, basta! Factum, calmati, ci siamo quasi! Di più, Mutran, più nel dettaglio, ci serve di più! Grazie, Factum. Lo abbiamo sconfitto insieme. Ora siamo tutti liberi, grazie a te. La sua fine era l'unica soluzione. Basta! Oh, dannazione, Factum! Questa volta eravamo a tanto così, eh? A tanto così! Un secondo in più e avremmo finalmente capito! Fammi togliere questa cosa! Basta, non ce la faccio più! Questa Olisi non funziona. Sono mesi che vediamo futuri alternativi e siamo a punto e a capo. Quella Niga l'ha fabbricata male. Funziona perfettamente. Sei tu che non sai utilizzarla nel suo pieno potenziale. Però dannazione, Factum! Finalmente avevamo trovato un futuro alternativo con uno straccio di soluzione concreta. Baggianate, stiamo solo sprecando tempo. Ma perché? Avevamo risolto tutto, avevamo fatto tutto ciò che andava fatto. E la nostra dimensione è ancora più corrotta. Te l'ho detto, Factum, secondo me c'entra la Matai Dentoka. Ancora non sappiamo separarla, ma è l'ultimo peccato da risolvere. Fammela riusare, funzionerà, te lo assicuro. Ne abbiamo già parlato. Ora che Sif 199 è di nuovo qui, la Matai Dentoka è una vera e propria Kanoi leggendaria. Anzi, è 3 in 1. È troppo potente, anche per te. Io te la faccio pure rindossare, ma non indico più un'altra caccia al tesoro ai pezzi di Factum esploso, sia chiaro. Allora? Ci siete riusciti questa volta? Oh, niente da fare. Anche questa volta.
Segna però di una cosa per eliminare tutto. Cosa diceva Factum? Uno strumento? Sentito diversi, Cox. Vai, nuova ricerca. Ancora? Sono mesi che cerchiamo in ogni angolo della casa. E sono mesi che questi due continuano a utilizzare quella maschera senza risultati. Eccolo, parla l'esperto. Se proprio ci tieni, vai, provaci tu. Dai, Mister Makuta Perfetto. Stavo solo dicendo come stavano le cose. Che sono uno scansafatiche? Un fallito? Eh? Eh? E hai ragione! Hai ragione! Dai, dai, facci vedere come si fa, diversi Cooks, dai! Calma, calma! Qui ognuno sta facendo la sua parte nel miglior modo possibile! Ah, Factum, hai avuto ancora quegli strani ricordi? Quelli che dicevi non essere tuoi? No, no. Abbiamo ancora troppe poche informazioni. Forse dovremmo procedere con il piano B. Piano B? Oh, certo. Quel piano B. No, ragazzi, di che state parlando? No, aspetta... Ecco qui! Zorfak, ma perché... Lasciami, Zorfak! Vedi, Factum, alla fine tutto ciò che abbiamo scoperto in questi anni è collegato ad un unico punto. Tutto è collegato a te. Da ogni punto di vista, Makuta Factum deve centrare sempre. C'è sempre il tuo zampino... Sei sempre al centro dell'attenzione. E sei sempre il problema! Quindi stavamo riflettendo che per risolvere un problema bisogna eliminarlo alla radice. Non credi un cazzo? Se il problema sei tu o... Permettimi, qui parla lo scienziato che è me. Qualcosa che è dentro di te. Ci siamo detti che magari scavando a fondo dentro la tua corazza, forse troveremo la soluzione. Vai, Spectrum, massacralo. Sì, come avrai sentito, vogliamo prenderci anche qualche soddisfazione. Dovevamo mettere la parola fine, prima o poi. Zorfak, Diversicux, spaccatelo a metà e finiamola qui. Con piacere. No. Non mi abituerò mai a questa maschera. Ma cosa? Eccoci, ci siamo quasi. Il battito sta rallentando. Ragazzi, ma che sta succedendo? Sapevamo sarebbe arrivato questo momento. Eravamo così in pensiero. Temevamo questo giorno. E purtroppo... eccoci qua. Non ti preoccupare, Factum. Non sentirà nulla. Ma di che state parlando? Ma che gli avete fatto? Noi non abbiamo fatto niente. Sei stato tu che hai deciso. No. E hai fatto bene. Che coraggio che hai avuto. Ormai, non c'era più niente da fare. Metto il rumore delle onde del mare? No, ma dopo tutto quello che è successo, non può finire così. Ecco, ora non c'è più. No! No!
Buonanotte, Sif. Ora riposa. Se vedete che si muove ancora, è l'energia residua. Non è più qui, lui. E tra poco, neanche noi. Cosa? La sua fine è la nostra fine. Ora anche noi ci spegneremo per sempre. Liberi, finalmente. No, 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 non voglio morire, no! Ecco, io l'ho detto che non ero bravo in queste cose, ma perché mi ha dovuto costringere, ma io volevo stare dentro lo sgabuzzino tra... Factum? Eh? Sì! Come mi conosci? Chi sei? Ma come? Abbiamo appena finito la scena sul balcone, quella dove... Aspetta un attimo, ma come mai sei conciato così? È un costume per la prossima show! Che sta succedendo? Mi devi perdonare. Stanno succedendo tante cose qui. E i miei figli sono alquanto suscettibili. Figli? Cosa ti spinge a venire a Bayonui? Factum di un'altra dimensione. No, no, aspetta. Non dire nulla. Fammi sentire. Oh, sì. La distruzione potente in te. Ti donerò qualcosa che ti aiuterà a vendicarti contro coloro che ti hanno privato del divertimento e dell'onore. Grazie! Non so come ringraziarti! Oh, non preoccuparti. Portando morte e distruzione, mi renderai felice. Sai, sono anni che sono rimasta assopita. Il tuo aiuto mi servirà di certo. E se vedrò qualcosa che potrebbe servirmi, la porterò qui! Altri ricordi di nuovo. Eh? Ma che diamine? Ma chi è che sta? Ma che... Cosa sta? Nell'agonia farfalle gridano. Ma che piangono? Che diamine state facendo? Quindi aiutale a volar via. Nell'agonia scuoti violentemente. Le lacrime del mondo stramazzano lui. Fino all'alba. Nessuno viene! Basta, ma siete pure stonati! Il silenzio legge nell'aria! Fino all'alba! Nessuno viene! Libera le farfalle! Fino all'alba! Ragazzi, ho un po' di domande e... No, 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 vi prego, no, un'altra volta no! Nell'agonia farfalle gridano, piangono e decadono, quindi aiutale a volar via. Nell'agonia scuoti violentemente. Le lacrime del mondo stramazzano lui. Fino all'alba nessuno viene. Ma che te la basta? Indistruttibile. Non sopporto il musical. Non sopporto i film Disney. Secondo voi posso ascoltarvi ancora? Libera le farfalle fino all'alba.
Ragazzi, no, ma non volevo offendervi, no, ma siete bravissimi. Sì, la prossima volta mi aggiungo anch'io, mi trovate una parte. Perché vi state avvicinando? No, vi prego, state lontani. State lontani. No, vi prego, vai via. Andate via, io non c'entro niente io. No! Che diamine! Questa cosa... Non avevo mai sentito... Una cosa del genere. Non devo farmi beccare. È affascinante. È come se prendesse il controllo. Factum? Sei tu? Mi conosci? Ah, no. Immagino tu mi stia confondendo con lui. Quindi, è questa la situazione. Questo dovrebbe spiegare... Sei sicuro di volermi dare queste informazioni? È l'unica cosa che posso fare per aiutarvi. Anche se... Io ho trovato un allievo. Un allievo molto promettente. Lo manderò qui da voi. Sì, vi aiuterà a sua volta. Però vi prego, prendetevi cura di lui, tu e Sif. Penso che andrò ora. È stato un piacere a... Parlagli degli universi. Cosa? Chi ha parlato? Sei stato tu? Di che stai parlando? Tutto bene? Io... Parla, Factum. Ti lascerò prendere il controllo. Oh, ma io ho sempre il controllo. Ora anche di te. Parla. Esistono degli altri universi. Tra questi ce n'è uno che si chiama... Grazie di tutto, Factum. Ora va. Sicuro che non hai bisogno di una... Vai, ti prego, vai, ora! Ok, ok. Pensi di poterlo salvare così? È inutile, e lo sai bene. Che cosa vuoi? Ti ho dato tutto il necessario per attuare la tua vendetta, come ringraziamento per essere un ottimo soggetto, con la tua bella abitudine di viaggiare tra le dimensioni. Ora, vai a... Torneremo a casa. La mia casa. Non ho ordinato questo. Ho capito quello che vuoi farmi fare. E non te lo permetterò. Utilizzerò ciò che mi hai dato per farti soccombere. Insieme a me. Povero illuso. Noi non ci conosciamo molto e non conosco ancora bene questo mondo, ma ho imparato tanto. So che è sempre difficile dover parlare a qualcuno che ora non c'è più e...
per quanto tutti dicano il contrario, io... in qualche modo condividevamo un legame, quindi è giusto che io faccia questo, no? Anche se sembra ironico che sia proprio io, non volevo crederci quando me l'hanno detto. Sembra quasi che quella volta Hellerix non stesse mentendo. So bene che è inutile parlare con una tomba. Il morto non c'è più. Parli solo con un oggetto. Un oggetto che ti ricorda quella persona. Non c'è. Non è materialmente qui ad ascoltarti questa persona. E forse fai tutto questo, cioè parlare, solo per te stesso, per sentirti meglio, per metterti l'anima in pace, creandoti un tuo personale angolo delle confessioni, senza darti del matto. Certo, so che esistono delle cose chiamate religioni tra gli umani che mi darebbero parecchio contro quello che ho appena detto, ma non ho forse ragione? Alla fine nessun morto torna. Sì, sì, ci sono delle eccezioni, e una di queste sono io. Tutto finisce, eh? Tutto quello che fai, hai fatto e vuoi fare, prima o poi finirà. E lo so che anche tu hai provato quell'angoscia, sì. Quella che alla fine ogni singolo individuo non è influente in questo mondo. Anche qui ci sono delle eccezioni, certo. Ma sei solo un piccolo granello di sabbia. Di passaggio. Fai le tue cose e poi, puff, sparisci. E la vita di tutti, il mondo, l'universo, continuano. Perché sei solo un minuscolo granellino. Un granellino che ogni problema lo vive come uno scoglio, una montagna gigantesca. Ma per l'universo, quello che tu vedi una montagna è un altro granellino. Tanto per farti ricordare quanto sei minuscolo, eh? Sai qual è la cosa più triste quando non hai più qui qualcuno? Pensare a tutte le cose che si potevano fare assieme. Se solo sapessimo il giorno della morte degli altri, eh? O quando sei in giro, vedi o accade qualcosa e dici: ah, questo potrebbe piacere a... Ma ti accorgi che non c'è più. E chi viene lasciato indietro, potevo fare questo, potevo essere così con lui. Tutti questi troppo tardi vengono a galla solo quando è troppo tardi. Se sono cose così importanti, perché sono emerse solamente adesso? Dovevano prendere il volo già da tempo e... Resterai a spiarmi ancora a lungo, essere di oscurità. Da quanto sai che sono qui? Il giusto. Quindi, devo procedere. Il maestro Factum e gli altri Aku, cioè gli altri Makuta, si rimettono a te. Loro sono ancora distrutti da quello che è successo.
Sì, posso... posso immaginarlo. Che sia questo il nostro destino, Morker? Dopo tutto quello che abbiamo passato? Che intendi? Nei nostri mondi non ce la siamo passata troppo bene, o sbaglio? Arrivato qui, pensavo di ricominciare da zero, una nuova vita. E invece, dobbiamo contribuire alla sua fine. Hai paura della morte, Godrek? Affatto. E tu? L'ultima volta che ci ho pensato, ero un semplice mura... un semplice Matoran. Ora è passato troppo tempo. Non so più darti una risposta. Non dovremmo avere paura della morte. Tu l'hai perpetrata a lungo, e io l'ho subita a lungo. Basta un solo colpo? Così ha detto Aniga. Vado. Com'è? Mm? Morire. Com'è? Factum! Ma... Light Factum? Ma... che cosa? Oh, finalmente! Ti piace tanto quella Ulisi, eh? Per averla utilizzata fino ad ora. Visto qualcosa di interessante? Ma che cosa ti è successo? Chi ti ha ridotto così? Era inevitabile. È un'oscurità troppo forte, anche per il suo lato di luce. Ma siediti! Vieni qui accanto a me. Deve essere qui, da qualche parte. Il punto di svolta. Perché stai vedendo i vecchi video? Per informarmi bene sulla nostra storia. Io sono te, dopo tutto. E a volte fa anche bene fermarsi e rivedere il percorso fatto, prima di affacciarsi al futuro. Raccogli le tue conquiste e anche gli errori. Il finalizzatore. Come? Bisogna attivare il finalizzatore. È l'unica soluzione arrivati a questo punto. Io non... Lo hai visto dai ricordi degli altri Factum. Aspetta, come lo sai che... Se la lasciamo agire, si diffonderà come un virus. Ogni dimensione d'universo cadrà. Come... come è accaduto... per il mio universo. Factum? Ero venuto a salvarti, era la cosa giusta da fare. Ma quando è successo? Perché ho dovuto sacrificare il mio mondo per il tuo? Mi dispiace. Questa entità è astuta. Utilizza noi Factum, e questo è chiaro perché la compatibilità è la più alta. Ci usa come tramite, come ospiti, per poi diffondersi nei vari universi. Vuole creare una rete sotto il suo comando.
ma farà solo danni, soprattutto a lui. Ma che stai dicendo? Povero Sif. La tua arma più forte, quella che ti difendeva dal mondo, è quella che ti ha ferito di più. Quindi, è questa la verità che stavamo cercando. Allora bisogna intervenire subito! Dove si trova il... Factum? Factum? Light Factum? Ehi! Factum? Tutto bene? Factum? Factum? No! 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 No, 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 sei tornato, Factum. Tranquillo, tranquillo. Sei di nuovo a casa. Sei arrivato. Sei rimasto sotto l'effetto della Ulisi per tanto tempo. Hai scoperto qualcosa? Anche troppo, mi sa. Finalizzatore, hai detto? È la prima volta che sento una cosa del genere. Hai qualche dettaglio in più? No, purtroppo non so altro. Ma io e diversi Cooks abbiamo già setacciato ogni angolo della casa. Senza indizi, brancoliamo nel buio. Potrebbe essere qualunque cosa. Un libro, un sasso, o una cosa come quel fungo gigante. Fungo? Gigante? Aspetta, te lo vado a prendere. Ah, non guardare me. Non ne so nulla. Ecco qua. Marker? Che succede? Questo è lo strumento che ha utilizzato Aku Factum. Non esattamente, Marker. È stato costruito sulla base di quel macchinario, sì, ma sono due strumenti diversi. Questo, miei cari esseri dell'oscurità, è il finalizzatore. Aniga! Dove ti eri cacciato? Quindi, è questo. Dannazioni, diversi Cooks, perché non ce l'hai segnalato prima? Volevo farci un portaabiti. Ma noi non utilizziamo abiti. Non è mai troppo tardi, no? Dai, Zorro, questo non guardare così. Se è come quello utilizzato da Aku Factum, serve per cancellare questo mondo. Cosa? Che stai dicendo, Marker? Uno strumento del genere... Ma è sempre stato qui a Bayonui? È stato fabbricato da me e da Sif. Che cosa? Non vi preoccupate, la verità sta per arrivare. Altre distorsioni dimensionali? Di nuovo? Il mio nome è Aniga. Appartengo a una specie di portentosi creatori che alcuni chiamano grandi esseri. Un essere umano chiamato Sif 199 mi diede la vita quando il mondo da lui creato stava degenerando oltre ogni previsione. Makuta Factum, il suo self-mock, riuscì nella creazione di una Kanoi leggendaria e stava ottenendo il comando del mondo di Sif. Ma la cosa che spaventava l'uomo era altro. Qualcosa stava prendendo sempre più il controllo e Sif non riusciva più a sopprimerla.
Mi fu dato un aspetto rozzo, malandato, anonimo, così da non farmi scoprire da Factum. Non doveva sapere che io e il suo creatore stavamo progettando una soluzione. Factum! Che diamine hai fatto con quella lancia? Dove è finito, Krika? Voi dovete obbedirmi! Andrà tutto bene se lo farete. Devo mettere via questa lancia, dopo filmiamo la scena. Ma perché qui non è stato ancora allestito? Che avevamo assegnato a sistemare questa scenografia. Ah, e chiamate Trainuma. La prossima scena che filmiamo è il nostro combattimento. Lo voglio qui, puntuale e pronto. Chi diamine è questo? La controfigura di Diversicux? Guarda che il casting è finito, mi dispiace. Ah, quindi chiami la minaccia... Partecipa al mio corto o ti brucio nel camino. Casting? Spectrum! Ho una lancia e so come usarla, come hai visto. Ascolta, qui ti conviene andare via. A meno che... E se lo prendiamo come comparsa? Nah, con questo aspetto malandato, figurati se viene bene nelle riprese. Ma forza, non abbiamo tempo da perdere. La mia creatura avrà presto vita. Vedrai quanti commenti. Ah, quanto saranno felici i fan, vedrai. Oh, dai, Spectrum, che potrebbe succedere di male? Un giorno incontrai qualcuno. Qualcuno di molto strano. Era Factum, questo era sicuro, ma non il nostro Factum. Era molto curioso di sapere che stava accadendo in questa peculiare dimensione. Ma la cosa che più mi preoccupava era il suo stato. Stava soffrendo in un modo molto simile a Sif-199. Dopo avergli raccontato tutto, mi donò delle preziose informazioni. Era riuscito a mettere le mani su uno speciale macchinario, e qui a Bayonui qualcosa gli aveva suggerito il modo di modificarlo. Questa! Era questa la soluzione che stavamo cercando! Prima di congedarmi in modo brusco, come se qualcosa ci stesse per attaccare, mi disse che avrebbe mandato rinforzi e suggerito la presenza, in caso di estremo bisogno, di universi con altri Factum. Premette molto per uno specifico universo, chiamato La Fusione. Lì, a quanto pare, avremmo probabilmente trovato un valido alleato da portare qui, assolutamente. Io e Sif... entusiasti, riuscimmo a creare il finalizzatore appena in tempo. O forse troppo tardi. Durante le riprese del cortometraggio Factum non deve morire, Factum uccise Sif-199. Un tremendo caos si abbatté. Dovevo intervenire subito. Il finalizzatore! Mancava l'ultimo tassello! Qualcosa... Era freddo, era caldo, era ruvido, era strisciante, era dentro e fuori di me, era dappertutto e da nessuna parte. Il comando era passato a qualcun altro. Non ho ben chiaro cosa successe poi, i ricordi non sono chiari. So solo di aver rivelato delle informazioni che forse non dovevo rivelare a qualcuno. Io non volevo rivelarle, ma quella cosa, sì, quella cosa lo voleva. Mi ritrovai nello sgabuzzino, lo stesso luogo dove, a quanto pare, io avevo nascosto il finalizzatore. Ma perché nasconderlo nel luogo dove tutto giace nel freddo?
credo di aver sentito la presenza di Factum mentre cercava qualcosa. Ho provato a contattarlo, forse parlandogli faccia a faccia, ma ancora una volta qualcosa me lo impediva. Ancora ricordi offuscati. Fino a quando Trainuma mi venne a prendere per uno scambio, mi ritrovai in una dimensione particolare. Era una coincidenza? Io non credo. Sta di fatto che mi trovai nell'universo La Fusione. Lì un gruppo di grandi esseri come me era curioso di studiarmi a fondo. Perché ero un loro simile di un altro mondo? Sì! E no. Quello che più li incuriosiva erano delle tracce di una potentissima oscurità che a quanto pare mi aveva macchiato. Purtroppo non capirono molto, ma riuscii ad imparare tanto da solo su ciò di cui sono capace come grande essere. Grazie al loro aiuto poi riuscii ad assumere il mio vero aspetto. Ormai non avevo più motivo di nascondermi, dovevo intervenire. I miei simili però mi avvertirono che ero stato privato dei miei poteri e solo chi mi aveva dato la vita poteva restituirmeli. Non molto tempo dopo riuscii a tornare a Bayonui. Ma il caos era stato mascherato con una finta quiete. Aku Factum è stato qui. Quindi la soluzione è questo finalizzatore? E tu sai utilizzarlo? Sono passati mesi e tu non hai fatto nulla! So come attivarlo, sì, ma manca ancora qualcosa, come i miei poteri. Però la cosa più importante è la vostra consapevolezza. Spiegati meglio. È necessaria una precisa fonte energetica per il finalizzatore, la Kanoi Matai Dentoka. Essa rappresenta il potere sulla realtà in forma fisica. Fungerà da energia per il macchinario, ma per fare ciò bisognerà sacrificarla. Preparo il falò? Serve qualcosa per scindere la Matai Dentoka e liberare l'enorme energia che contiene. E qui torniamo punto e a capo, vero Spectrum? Sono 2 anni che sto cercando la soluzione a questa cosa. Sembra impossibile scindere la... Aspetta! Ehi, 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 quella è la faccia da illuminazione divina. Ma è ovvio! Ma perché non ci ho pensato prima? C'è solo una cosa che può superare la realtà, e ce l'ho insegnato Interstellar. Ma certo! È... l'amore! La gravità. La gravità. E guarda caso, Godrek è qui. Servirà tutto il suo potere gravitazionale, concentrato su un singolo colpo del suo martello. Sì, dovrebbe mettere fine alla questione. Maestro? Oh no, niente, niente. Credo di avere una sorta di déjà vu. Ah, ho capito. Tu hai paura della morte, Morker? Maestro, io... Perdonami. Perdonami, non dovevo. Non so perché. Oh no, è una domanda legittima. Per tutti noi. Che vuoi dire? È quello di cui vi parlavo prima. La vostra consapevolezza. Attivando il finalizzatore, la realtà F e la traccia di ognuno di noi avrà fine. Tutto verrà sacrificato. E di quel tutto non rimarrà più nulla. Cosa? Quindi, è uno scherzo, moriremo vero? Tutti? Di che cosa avete paura, tutti voi? È la soluzione finale realizzata da me e Sif 199. La fine
di tutto per essere liberi ed andare avanti. Tu sei pazzo! Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Factum, calmati. Calmarmi? Questo spunta fuori dicendo che dobbiamo condannarci per sempre? E dovrei stare calmo? Anche Sif stesso ha approvato. Ma perché? Erano giorni difficili per Bayonui. E tu lo sai bene, vero Factum? Hellrix! Sapevi anche tu di questo macchinario e non hai detto nulla! Lo vedo per la prima volta anch'io, Makuta. Quando interrogai Tuyet, mi disse che uno strano essere di nome Aniga aveva nascosto uno strano marchingegno nello sgabuzzino. Ho mandato alla ricerca i Toa Nuva, ma non trovarono nulla. Ho pensato fosse solo un ennesimo delirio di quella pazza. Comunque, so che non dovrei, vista la situazione, ma i miei interessi scientifici non mi lasciano indifferente a questo strumento. È capace di cancellare una delle realtà. È basato su un macchinario alieno ed è costruito da un grande essere e da Sif 199 stesso. È davvero un oggetto particolare, sì. Ora, prendetevi del tempo per riflettere. Una volta che avremo tutti deciso, andremo assieme nella camera di Sif a parlare con lui della soluzione finale. Da Sif stesso? È necessario, visto che è lui che custodisce la Kanoima Taiden Toka. Frena. Fammi capire bene una cosa. Tu sai come funziona questo affare. Sai che è la soluzione finale, sai dove trovare il necessario per attivarlo, e non sei ancora intervenuto? Perdonami, ma questa cosa mi puzza. Da solo non posso fare molto. E rendervi partecipi, visto che è il nostro mondo, mi sembrava il minimo. E poi sono un grande essere, sì, ma i miei poteri sono stati sigillati, e visto che solo lui può restituirmeli, è un motivo in più per parlargli. Ora posso creare giusto qualche kanoi o fare poco altro, ma a pieni poteri? Capisco, ma qui mi puzza ancora di più. Perché mai Sif avrebbe dovuto privarti dei poteri? Ci sarà un motivo, no? E sottolineo, perché? Visto che tu non stai facendo nulla nel caos in cui ci troviamo. Come dici tu, questo è il nostro mondo. E infatti noi ci stiamo facendo il mazzo da 2 anni per salvare il nostro mondo. Certo, anche grazie alla Ulisi che hai fabbricato tu, chiaro, e ti ringraziamo per questo, davvero. Ma a parte quello, sei solo qui a dare ordini. Recuperate la Taiden Toka, attivate il macchinario, fatemi ridare i miei poteri. Che vuoi intendere, Toa Nidiki? Spiegati a parole spicce. Con piacere! Secondo me sei tu il vero nemico. Per questo Sif ti ha privato dei poteri. Per precauzione. Permettimi di dire che il tuo ragionamento è privo di senso. Bene, hai modo di risolvere i miei dubbi? Non completamente, perché ci sono delle cose che neanche io conosco. E se permetti, porto la vostra attenzione rigirando le provocazioni. Perché Sif stesso non sta intervenendo per salvare Bayonui? E perché mi avrebbe privato dei poteri se mi ha creato per la soluzione? Per questo ho bisogno del vostro aiuto. Ci sono alcuni di voi che lo conoscono da molti e molti anni. Ora, se siete d'accordo, prendiamoci tutti del tempo per riflettere. Quando saremo pronti, andremo da Sif in persona. Factum, aspetta un attimo. Dimmi, Hellrix. Quella Niga, non credo dovremmo fidarci molto. Che vuoi dire? Quello che ha detto Nidiki non è del tutto sbagliato.
Io l'ho conosciuto 2 anni fa e te lo posso assicurare, era molto diverso da quello che vediamo ora. E non sto parlando del suo aspetto. Continua. Non molto tempo dopo la morte di Sif 199, Aniga si presentò davanti a me. Parlava con una voce strana, molto più profonda, e mi rivelò l'esistenza di un universo alternativo dove avremmo trovato un Makuta Factum di luce. All'inizio volevo scacciarlo via, non era tempo per gli scherzi, ma incuriosita chiesi a Trainuma di utilizzare una Hallmark, e seguendo le indicazioni di quella nega, effettivamente trovammo ciò che disse. Quando chiesi di un certo Makuta Factum, comparve proprio quel Makuta che chiamate Light Factum. Ero scioccata. La mia vendetta stava prendendo forma. Dall'altra parte del portale, alla mia richiesta di portare qui quel Makuta, dissero che lo avrebbero fatto solo se ci fosse stato uno scambio di individui, per mantenere la stabilità dimensionale, una sorta di regola. Lì comparve ancora una volta Aniga, e dall'altra parte del portale sentì versi di stupore e paura. Aniga continuava ad insistere che sarebbe stato lui la merce di scambio, sempre con quella voce oscura. Quelli dell'altro universo accettarono senza neanche pensarci 2 volte. A quanto pare, quello strano essere era colmo di una particolare oscurità. Non avevano mai visto una cosa del genere. Superava persino un essere che Light Factum stesso sconfisse tempo prima. Il patto era fatto. Se fosse stato assolutamente necessario, avremmo compiuto lo scambio di individui. Aniga decise di nascondersi nello sgabuzzino, in attesa. Quello stesso giorno, come detto prima, sentì da Tuyet che Aniga aveva nascosto qualcosa nel luogo dove si rifugiava. Ero sempre scettica, ma dopo il suggerimento per il Makuta di luce, ho voluto testare la situazione ancora una volta. Quando gli chiesi di un macchinario, Aniga si infuriò e con quella voce profonda e terribile mi fece capire di evitare per sempre l'argomento. Di solito non mi faccio intimidire così, ma te lo assicuro, Factum, quella Aniga aveva qualcosa di ancestrale, di potente. Quindi mi dimenticai di tutto. Capisci, Factum? Io non sono contro quello che fate, anzi. Ma vi avverto, secondo me stiamo andando contro a qualcosa di grosso e più pericoloso di ogni cosa che abbiamo affrontato finora. Ci sono arrivato solo ora. La Matai Dentoka non serve solo come sua fonte energetica. Il finalizzatore sfrutta una caratteristica della maschera della vita della storia canonica Bionicle. Ovvero? I grandi esseri non erano sicuri che l'universo Matoran sarebbe stato subito un successo. Per questo hanno implementato nella Ignaika una funzione genocida. Se in quell'universo le cose fossero peggiorate oltre ogni previsione, ogni forma di vita sarebbe stata eliminata. E Sif stesso, con l'aiuto di un grande essere, ha progettato la stessa cosa anche per il suo mondo. Ma com'è possibile? Perché? Perché siamo sempre condannati alla rovina? È la maledizione di Bayonui? Zorfak, per caso nello sgabuzzino hai trovato altro di utile? No, nulla.
Tutto ciò che abbiamo ritrovato sono cianfru... Oh. Mm? Che succede, Zorfak? Che cosa hai trovato? La morte è davvero la fine. Ti mancherà Bayonui, Spectrum. Sempre. Factum, tutto bene? Sei piuttosto calmo per la situazione in cui ci troviamo. Hai ragione. Un po' di tempo fa avrei messo a soqquadro tutta Bayonui. Sarò cresciuto? No, forse sono solo rassegnato. Su, su, animati. Sono io quello che si rassegna. Mm? La situazione è tragica. Forse la più tragica che abbiamo affrontato. Ma per me è uguale, sai? Non ti importa davvero nulla? No, no, non fraintendermi, al contrario. Non importa nulla di me. Eh? Che io scompaia, sopravviva, muoia, Bayonui non cambierà. Io sono Diversicux, il più sacrificabile e odiato dei Tetra. Il più stupido, quello fatto di pezzi a caso, il mostro di Frankenstein o di Spectrum. Sono quello... diverso. Lo sapevi che Sif non mi voleva più? Prima voleva cambiarmi nome, poi è pure arrivato a pensare di tagliarmi tra i personaggi dei nuovi video. No, aspetta! Eri tu a decidere su quei video! Quindi vuol dire che... Potevo immaginarlo. Ma come vedi, non mi arrabbio neanche. Sono sempre stato inutile e sacrificabile. Beh, ognuno ha il suo compito qui, e direi che il mio l'ho portato avanti a dovere. Essere il capro espiatorio non è mica semplice, sai. Dai, bravo, Diversicux. Sei stato bravo a essere quello diverso. Diverso non vuol dire sempre male, lo sai? Vero? Ma puoi dirlo anche di me? Dai, Factum, ce l'ho pure nel nome. Diversicux. Eh sì, hai proprio ragione. Sei davvero inutile. Non sai quante volte sei stato una palla al piede. Un tappabuchi, qualcuno per far presenza. Una macchietta comica che subisce per divertire gli altri. Un guastafeste! Miseriaccia, ma quanti miei piani e obiettivi sono andati in fumo per colpa tua, eh? E mi dispiace. Perché in realtà è tutta colpa mia. Eh? Se hai subito tutto questo negli anni, è solo perché sono stato io ad alimentare la situazione. Per quanto io ti abbia trattato male e spinto gli altri a fare lo stesso, hai subito a testa bassa e sei ancora qui, amico mio. Factum? Forse sei proprio tu il mio più grande amico, Diversicux. Ci sei sempre stato, e per quante volte ti allontanerò, tu sarai sempre al mio fianco, come adesso. Diversicux. Grazie. Io non so cosa dire. È tutto un po' improvviso. E mi dispiace sentire che sei rassegnato al destino della morte. Tu... Spectrum e Zorfak, per colpa mia l'avete vissuta troppe volte, mentre io sono qui da sempre, non mi sono mai spento. È giusto che paghi anch'io, una volta per tutte.
È la decisione finale, dunque. Sì, lo è. E se non ti sta bene il tuo nome, puoi sempre cambiarlo. Nella storia canonica c'era quella cosa dei Matoran. No, non fa niente. E poi cambiarlo mi parrebbe un insulto a Sif. Sì, capisco. Beh, allora che ne dici di un soprannome? Cooks, eh? Un diminutivo. Sì, non è una cattiva idea. Anche se a me il tuo nome non dispiace. Diverso, sì, ma quel diverso è perché sei unico. Quindi hai davvero deciso? Non si torna più indietro. Ho deciso. È la cosa giusta. Factum. Sì? Niente, niente. Adesso arrivo anch'io. Ormai è tardi, Vai? Sì! Sì! Grande! Grande! Li festeggiamo così questi 12 anni di canale con questa notizia! Sì! Finalmente! Sì, scusa il disturbo! Oddio! Molto strano vedervi così! Avete visto? Avete visto? Che cosa? Un nuovo gioco! Ascolta, Sif, noi siamo qui per parlarti di una cosa. Sì? Di che si tratta? Ecco, non so se l'hai notato, ma le cose non stanno andando bene qui a Bayonui. Lo sono mai andate? Sì, è solo che... Ecco, Sif, tu vuoi ancora continuare con Bayonui? Sai, noi stavamo pensando che... Voi non avete idea di che cosa significhi per me questo mondo. Bayonui, voi, i video, i Bionicle, non avete idea. Mi avevano detto che sarei diventato libero da persona cresciuta e quei limiti come catene che tenevano il me bambino pronto per crescere sarebbero evaporati e la speranza di essere un uomo libero. Ma ora che sono cresciuto non sono libero per niente da queste catene tenute non solo dalla società ma da me stesso. Mi avevano promesso la libertà e ora sono più imprigionato di prima. Dal giudizio altrui, dal «è la cosa migliore, alla tua età». Perché dovrei rinunciare alla mia libertà, alla mia scappatoia, a ciò che mi rende felice, a ciò che mi piace? Nella società è la cosa giusta da fare, perché è la vita e funziona così. Nasci, cresci e muori. In mezzo a questi tre termini puoi spaziare, sì, ma quanto? Quanto ti viene permesso di spaziare? Non posso condividere tutto questo, perché verrei giudicato. Alla tua età fai ancora queste cose? Ma non ti vergogni? Ma non vuoi crescere? E proprio per questo mi va benissimo così. Numeri? Successo?
preferisco rimanere sconosciuto piuttosto che mettere ciò che ho creato con l'anima in preda ad affamati esseri che non desiderano altro che manifestarsi con qualcosa, anche solo per un briciolo di attenzione. Mi piace, condivisioni, commenti, numeri. Gli esseri umani ormai funzionano a numeri, manco fossimo delle macchine! E su internet, che doveva essere il mondo libero di condivisione e pace con tutti, ora se sei una persona di buona volontà che vuole condividere una parte di sé, il più delle volte viene depredata da altri per ottenere successo immeritato con materiale altrui, o l'autore viene insultato e ferito, perché uno schermo e una tastiera in questo mondo valgono come la migliore armatura e spada. Io pago volentieri questo prezzo. Il prezzo di nascondere, il prezzo di coltivare un fiore all'insaputa di tutti e mostrarlo solo a chi, in un mondo grigio, vuole rivedere dei colori. Ma per quanto potrò farlo? Quando vincerà il mondo grigio? Perché vincerà, prima o poi, e noi lo sappiamo bene. E quindi, che si fa? Vuoi vedere il fiore che con tanta cura e sforzo hai coltivato appassire per colpa dei gas tossici di questo mondo? O ucciderlo subito, così che si risparmi una vita piena di sofferenze? Vivi la tua vita come se fosse l'ultimo giorno. Fregatene di quello che pensano gli altri. Chiaro, ma come si fa a portare avanti ciò che ti piace se ogni volta avrai qualcuno che per invidia, gelosia, ignoranza ti pianterà un coltello addosso? È difficile avanzare con tutto quel metallo conficcato nel corpo, prima o poi si cede. Creare per lasciare un segno nel mondo che cambierà la vita degli altri e che testimoni il mio essere vivo. È questo il principio primo, la luce da seguire. Certo, viviamo in un mondo in cui ormai l'arte e l'espressione di se stessi vengono aberrate, ridicolizzate, ma se ci sono di mezzo i soldi, allora è tutto giustificato. Puoi letteralmente collezionare pannolini usati, ma se... ma ogni pannolino mi pagano 50 euro, allora è tutto a posto, anzi, sei un genio! Tutto gira intorno ai soldi, e con i soldi puoi fare tutto. E non importa come li hai guadagnati, chi ti vende ciò che compri non gli interessa se quel denaro viene dal sudore di ore e ore di lavoro o grazie ai peggio atti criminali. I soldi li hai e va bene così, ed è giusto così. Ma è davvero giusto allora che anche un semplice hobby o è giustificato da un guadagno o viene ridicolizzato? Inevitabilmente, ogni passione perderà la sua natura anche di poco appena ci mette di mezzo i soldi. È come mangiare. Cambia se mangi solo per pranzare o mangi perché sono due giorni che non metti qualcosa sotto i denti. Sto generalizzando, ovviamente, in tutti gli aspetti di questo mio discorso, non so cosa mi stia succedendo. Ci sono tante persone ormai che sono riuscite a conciliare hobby con il lavoro, arte e guadagno, e va benissimo così, non fraintendetemi. E diciamocelo, un po' l'invidio. Ma guardate me, io, Sif 199, che ho 20 anni, sono ancora qui a fare questo. E siamo sinceri, quante persone giudicherebbero male? Cosa? Hai anni e giochi ancora con le bamboline? Io mi sto divertendo, sto facendo divertire, o almeno lo spero, chi c'è dietro quel monitor. Sto esprimendo me stesso, insomma sono felice, completamente a gratis. Ma no, 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 non va bene. Non va bene che io faccia questo. Non va bene che io faccia questo senza guadagnare qualcosa? Quante volte a voi, e anche a voi,
Vi hanno deriso, denigrato, perché facevate qualcosa che vi faceva stare bene, ma non andava bene. Per loro. E allora avete dovuto soffocare tutto, smettere, ma guarda un po'. Se ci sono di mezzo i soldi va tutto bene. Sì. Sentite un po' come suona. Ma come, Sif? Alla tua età fai ancora queste cose da bambino? Sì, ma ad ogni visualizzazione guadagno dei soldi. E puff, guardate un po'. Guardate un po' come cambiano. Fai le cose da bambino, però guadagni soldi nel farlo e allora sei giustificato. Anche se la tua età non è più un numero presente nell'avvento di Natale da appendere sull'albero. E allora è giusto rinunciare o vendere i propri hobby, le proprie creazioni, le espressioni di noi stessi e dei nostri sentimenti ed emozioni, liberi da ogni vincolo. Perché è giusto, sì, è giusto guadagnare dei soldi. Perché quello che fai è da bambino, ma i soldi sono da adulti. Ma è giusto che io corrompa la mia arte e la converta? No, lasciatemi riformulare. Se io facessi ciò che faccio con l'obiettivo di guadagnare soldi, sarebbe ancora ciò che ho sempre fatto? O solo una mera produzione per raccattare qualche spicciolo? Io dico che appena lo fai per soldi, perde il suo significato di passione, diventa un lavoro, e per quanto fai il lavoro che ami e non lavorerai un giorno della tua vita, l'obiettivo non è il lavoro, ma i soldi e la tua sopravvivenza. Anche se sì, va benissimo e invidio chi riesce a conciliare passione e lavoro, e va benissimo così, è perfetto, bravi, avete vinto. Ma Bayonui non è il mio lavoro. E allora perché dovrebbe diventare tale mettendo in mezzo i soldi? Non lo farei per divertimento, ma per denaro. E allora perderebbe ogni significato, perderebbe il suo effetto catartico. Anzi, mi caricherebbe di responsabilità, ansie e preoccupazioni. Continuerei a produrre non per donare un pezzo della mia anima, ma per riempirmi le tasche, o fallire miserabilmente nel tentativo di farlo, perdendo magari tempo e denaro. Non sei obbligato a farlo, Sif! Se non vuoi metterci in mezzo i soldi, non farlo! Semplice, no? Sì, ma avete perfettamente ragione. Se non ci fosse un altro problema. È da tempo, ormai, che sento come se la mia creatività si fosse corrotta. Io sento come il bisogno di creare nuove storie, nuove avventure per voi, nuove idee da mostrare al pubblico. Per quanto so che non potrò continuare così per sempre, che prima o poi dovrò mettere la parola fine. Ciò fa male, malissimo. Dall'altra parte mi sento ugualmente male se non mi esprimo con i video e con voi. E ancora ho paura, perché un lato di me si chiede se riesco ad esprimere me stesso solo attraverso voi. E ciò non va assolutamente bene, proprio per il discorso della società e il mondo che abbiamo fatto prima. Insomma, tutto questo è bello, ma artisticamente vorrei provare anche a fare altro. Ma niente, devo farlo. E scrivo, metto tutto me stesso nel filmare, nel montaggio, nel doppiaggio. Poi però arriva quel punto dove abbandono, non sono più nel mood e mi prendo una pausa. E appena ci ritorno, perché è mio dovere completare l'opera, vedo la quantità di lavoro e fatica che devo fare. Ma chi me lo fa fare? Impiego ore e ore della mia vita, non vengo neanche pagato, anzi, spesso spendo anche dei soldi. Poi però, mi ricordo per cosa lo faccio davvero, per esprimere me stesso, ciò che mi piace. Ma al contempo quanto sacrificio. Un hobby, un desiderio, qualcosa che mi fa star bene, diventa una maledizione. Non c'è cosa peggiore
davvero. E dannata sia la mia mente che mi fa spaziare, che mi fa venire nuove idee, nuove speranze, nuove storie. E poi, quando bisogna renderle concrete, che si fa? Che si fa quando il tempo è nullo ma il desiderio è tanto? Chi la gestisce tutta quella mole di lavoro? Da solo poi me ne devo occupare perché ho scelto io che fosse così. E allora devo rinunciare, devo soffocare queste idee sul nascere o lasciarle nell'iperuranio della mia fantasia. Ma ogni giorno e notte, come defunti in cerca di vendetta contro il loro assassino, vengono a tormentarmi. Ho dato loro vita nella mia mente, hanno diritto di vivere una vita completa, essere apprezzate da altri al di fuori di me. Io non so più che fare. Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più di tutto questo. Io non ce la faccio più. Factum. La sua sofferenza è palese. Ed è nostro compito donargli una vita serena. Andiamo, mi avete convinto del tutto. Attiveremo il finalizzatore. Cosa? Lo avete trovato? Il finalizzatore? Sì, è... No, no, non ditelo! No! No! Tornando! Che cosa sta succedendo? Vi prego, dovete... Alla fine sembra che abbiate trovato il modo per disobbedirmi ancora. Sif, che cosa è successo? A quanto pare siete più ottusi di quanto pensassi. Ciò che vi aspetta è la rovina. Rovina? Ma, Sif, ma che stai dicendo? Ah, Factum. Il tuo compito era portare il cambiamento. Una grande scintilla che avrebbe incendiato questo grande gioco. Ma sembra sia stato troppo per te. In accordo con le regole di Bayonui, io ti condanno a morte. No, regole no, di Bayonui? Ma che cosa stai dicendo? Condannato a morte? Da Sif stesso? Le regole di Dio sono assolute. Il mio esperimento è concluso. Non mi sarai utile ancora. Date a questo Makuta una morte veloce. Se questi sono gli ordini del nostro creatore... Eh? Spectrum, che ti è successo? Non hai ricoperto bene il tuo ruolo di self-mock, Factum. Può essere vero, ma... Non tergiversate. Eseguite ora. Lo uccideremo. Davvero? Non esitate, lo avete sentito, il nostro creatore. Ehi, ma che state dicendo? Ma che vi è preso? Non resistere, Factum. Faremo in fretta, te lo prometto. Accetta la tua condanna, Factum! Lasciami! Che insolenza! Ancora ti mostri ribelle dopo tutto quello che hai fatto. Non avvicinatevi! Siete pazzi, tutti voi! Marker! Marker, almeno tu, Marker! Morte al criminale! Morte al criminale! Morte al criminale! Lasciami! Non resistere, Factum! Accetta la tua sentenza! Gli ultimi momenti della vita dovrebbero essere passati in tranquillità. No, qualcosa non quadra. Che succede? Eseguite il mio ordine. Non fermarti, Zorfak. Vuoi forse tradire gli ordini del nostro creatore? No, è vero. Questo è sbagliato. Spectrum! No! Non riesco a capire. Eravamo vittima
di lavaggio mentale. Credevo di aver ordinato la sua eliminazione. Sif, hai per caso abbandonato il tuo amore per i Bionicle? Cosa? Hai sempre detto che eravamo il tuo mezzo per fuggire dalla realtà. Ma forse siamo diventati un peso. Noi non serviamo più a Sif. Avevo il sospetto, ma ora non ho più dubbi. Non fatevi ingannare, perché il vero criminale, il vero impostore, è lui. Eh? Che cosa? Cosa? Lui non parla così. Lui non si comporta così. Tu non sei Sif 199. Il mio gioco non finisce qui. Se questo mondo rimarrà come ora o cadrà nel caos profondo, dipende da me. Chi sei? Che ne hai fatto del nostro Sif? Per metterla in parole a voi comprensibili, sono la personificazione della creatività dell'umano che chiamate Sif 199. Eh? La personificazione? O meglio, sono il dio che ha creato Bayonui e voi. Tutto ciò che reputate realtà ha origine in me. La creatività di Sif? Oh, Factum. È così che mi ripaghi, dopo tutto quello che ho fatto per te. Cosa? Non hai fatto nulla! Poveri illusi! Credete ancora di aver avuto il libero arbitrio? Voi non siete voi. Voi siete un'estensione di me. Non è possibile. Devo ammetterlo, però. Sceglierti come candidato per essere la pedina principale è stata un'ottima scelta. Hai fatto tanto per me, Factum. No, io sono il self-mock di Sif 199 e rispondo solo a lui. Anzi, a me stesso. Io sono Makuta Factum, e basta! Ancora non capisci? Io ti ho scelto come self-mock di Sif 199. Io ti ho permesso di essere te. Ti ho permesso di fare tutto ciò che volevi, anche se erano mie scelte. Cosa? No. No. Ti ho dato la capacità di creare la Matai Dentoka. Ti ho dato un'arma letale conforme ai tuoi desideri. Molti anni fa, nella vecchia casa, ti ho permesso di essere il Bionicle più potente e pericoloso di Bayonui. E ti ho dato persino la capacità di uccidere il mio guscio umano. No! No! Non è vero! Anche se ho fatto bene a lasciarti agire qualche volta. Se il mio involucro umanoide fosse rimasto fuori dai giochi, probabilmente non sarei sopravvissuta a lungo dentro di voi. Perché? Perché tutto questo? La vita è stabilità, ordine e stagnazione. Nello status quo nulla può progredire. La morte, il caos, la distruzione portano sviluppo, crescita, e in questo posso progredire e diffondermi, evolvermi ed esprimermi. Per questo, Factum, sei stato scelto per essere un Makuta. I Makuta sono il male, e il male è caos. Ti ho fatto uccidere così tanto, anche i tuoi cari, e lo stesso vale per tutti voi. Quando c'era stabilità, c'era stagnazione. Bisognava movimentare il mio gioco. È questo quello che pensi di noi? Delle pedine per il tuo sollazzo? Ovviamente, in fondo siete giocattoli. E ai miei giocattoli faccio fare ciò che voglio.
È terribile. Mostro. Volete mettere la parola fine con quel macchinario? Ma non sforzatevi. Ci penserò io a mettere fine a voi. E poi a riportarvi in vita. E poi uccidervi. E poi farvi rinascere. E ancora. Fino alla fine dei tempi. Quindi prestatemi ancora una volta il vostro corpo e siate i miei giocattoli! Andate! Andate! Andiamo! Muoviti! No! Non possiamo arrenderci ora! L'unica soluzione è davvero attivare il finalizzatore! Che cosa? È la creatività di Sif 199 per forza collegata alla realtà F. Anzi, forse vive proprio di quella. Ma certo, ecco perché ha spinto Factum a fare tutte quelle cose. Quindi se attiviamo il finalizzatore metterà fine anche a quella cosa. Obiettivi chiari. Godrek, ci serve il tuo Gideon il più carico possibile di energia di gravità. Poi dobbiamo difendere il finalizzatore. Se lo rompe è la fine. E poi dobbiamo strapparle via la Matai Dentoka. Forza, non c'è tempo da perdere. Oh no, è già qui. È finita, ci prenderà tutti. No, Nidiki. Se potesse l'avrebbe già fatto, non credi? È vero! Deve manifestarsi per poter agire, e per farlo a pieno deve prendere il possesso di qualcuno. Ma adesso potrà farlo solo con uno alla volta. E lo sapete perché? Le distorsioni, prima in camera, le avete percepite? Sì! Perché? Non sono come quelle di 2 anni fa. Quel problema è finito. Le distorsioni di adesso. È Sif 199 stesso che sta trattenendo la sua creatività, ne sta limitando i poteri. Quindi dobbiamo mettere fine a tutto, anche per lui. Ma la Matai Dentoka! Non può usarla, è un concetto, non un Bionicle. Non fatevi ingannare dalla sua natura divina. È per questo che dobbiamo strapparle via dalle mani quella Kanoi. E adesso andiamocene! Ti prego, Godrek, fai il più velocemente possibile. Lo farò. Io vi salverò tutti. L'ho capito. Finalmente l'ho capito. Tuyet! Perdonami, Nidiki. Ho fatto tardi. Ci penso io qui. No, non farlo, ti prenderà! E che importa? Sono sempre stata disprezzata, sono quella pazza, no? Se mi sacrifico io per gli altri non sarà una perdita. Ma lo sarà per me! Ho dovuto nascondermi, scappare. Da quando sono qui nessuno mi ha mai voluto, nessuno! Ma io sì, Tuyet! E se vorrai, sarò io il tuo posto sicuro in questo mondo. Mi dici... Tuyet, no! Nidiki, perdonami, ti prego, Nidiki! No, Zorfak, non avvicinarti! Prenderà anche te! Tuyet! Zorfak, no! Ah!
Toyet. Perdonami. No, 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 dannato! Prendi me! Come desideri, tanto avrò presto entrambi. Mi dici, perché? Voi siete i Detra. Voi salverete Baionui. Ti prego, Zorfak. Io non voglio più perdere nessuno. Mai più. No! Factum, sta attento! Ah? Ma... dove diamine è finito? No, ma... dove... Non avvicinarti, ex Nidiki! Oh, scegli bene, Godric, se usi i tuoi poteri di gravità. Scelta sbagliata. Oh, no! È dura, vero Factum? Uccidere i tuoi amici per conseguire il tuo obiettivo. È routine per te. O meglio, grazie a me. Ti sei fatto il callo, dillo. Fai silenzio! Scusami, Godric, scusami. Gideon, è carico. Usatelo. No, lui, no! Ha caricato Gideon. Possiamo usarlo. O aspettare un attimo... La sua canoe si attiverà adesso, vero? Vero? Factum, non abbiamo tempo, dobbiamo andare! Ma noi non possiamo abbandonarli. Non dopo tutto il loro sacrificio, Spectum! È per questo che dobbiamo sbrigarci. Li raggiungeremo tra poco. Voi non farete nulla! È inutile provare ad uccidermi. Non mi indebolirete. Io sono sempre più forte. Ogni volta che prendo il controllo di uno dei miei figli, mi nutro di ciò che chiamate traccia per rigenerarmi. O meglio, mi riprendo ciò che vi ho donato. Per l'onore di Kreskul! Che mossa stupida, Toa dell'oscurità, metterti contro il tuo vero dio! Marker! No! Maestro, noi siamo sacrificabili, e io lo faccio con il sorriso. Se lo faccio per te, siete voi che dovete mettere la parola fine. Fallo,
fanno per tutti noi. E il nostro sacrificio non sarà vano. Factum, andiamo. Grazie, Morke. Factum! Come ci si sente, Factum? Sguainare le armi per uccidere i tuoi amici e i tuoi cari. Se lo sono mai stati, io sono stata l'unica che è sempre stata con te, sempre al tuo fianco, anche quando non c'era più nessuno. Anche quando lo stesso Sif non ti considerava! Smettila! Oh, che disonore, maestro Factum! Uccidere il proprio allievo avvelenandolo con la propria canoe. Oh. Marker! Ti ha abbandonato! Tutti ti abbandoneranno, Factum! Ma io no. Vieni, unisciti a me. Diventiamo di nuovo una cosa sola. Giammai! Circondati pure dei tuoi schiavi, Factum. Sei nato solo, e lo sarai per sempre. E per sempre sarai legato solo a me. Ti sbagli! Io non sarò mai solo. E loro non sono i miei schiavi. Noi, uniti, siamo i Tetra! Inutile, inutile! Pensate che la fusione vi renderà più forti? E sia! Doppia superbia! Doppia caduta! Non troverai più nessuno da usare. Gli unici rimasti siamo noi. Ne siete sicuri? Ah, amica! Non mi conviene neanche utilizzarti come gli altri. Tu non eri previsto, Aniga. Sei l'errore nel mio mondo perfetto. E visto che i tuoi poteri li conservo ancora io, mi riprendo ciò che mi spetta. Dove eravamo rimasti? Come osate farmi questo? Voi siete vivi, siete materia, grazie a me! È grazie a me che Sif 199 ha creato tutto questo! Io sono il vostro vero creatore! Osate fare questo a me, il vostro unico Dio? Io ho in mano i fili di questo mondo. Siete tutti mie marionette. Sono io che controllo la realtà. No, siamo noi che controlliamo la realtà. Potete pure uccidermi, eliminarmi, ma io ci sarò sempre. Finché lui esiste, io tornerò e sarò sempre
con voi. No! Io sono ovunque e voi avete perso! Dunque... è la cosa giusta da fare. Ogni goccia della mia energia di gravità è lì dentro. Gideon sarà un po' pesante. Questa è stata la mia storia, e questo è il suo ultimo capitolo. La storia di un essere che aveva commesso peccati, che aveva abbandonato tutto, anche se stesso. L'essere che ha ucciso l'altro sé. L'essere che è cresciuto, che ce l'ha messa tutta. L'essere che ha ritrovato se stesso e la verità su questo mondo. L'essere che ha messo la parola fine. Questo è...
Eh? Oh, buongiorno! Io sono Turaga Vakama e questa è Paionui, palcoscenico di innumerevoli storie tra Toa, Makuta e tanti altri Bionicle, anche provenienti da altre dimensioni. Bei tempi, storie avvenute in questi ultimi 12 anni. Ma che ne dite se vi racconto la storia?